10.000 iscritti. E adesso? Niente. Ieri sera, visto che ho raggiunto 10.000 iscritti e mi stavo crogiolando di questo successo ottenuto dopo ben 4 anni effettivamente che porto video con costanza e da quando ho iniziato a fare iscritti, o meglio, ne avevo 500 nel 2016, poi nel 2017 sono passato da 700 a 1000 con un attimo, quindi se proprio vogliamo essere sinceri, dal 2017 ad oggi, poco più di 3 anni, insomma, e non è proprio poco. Certo, oggi ci sono canali che fanno 1 milione di iscritti poco tempo dopo essere aperti perché portano giochi che vanno, tipo Fortnite. Però a me Fortnite non piace, come non piace neanche Minecraft che va ancora forte, Roblox che pare vada, non so neanche cosa sia, cosa si faccia. Quindi alla fine ho sempre portato prodotti che trovavo interessanti o che già conoscevo, tipo Inazuma Eleven, conosco praticamente da quando è arrivato in Italia. E non l'ho mai portato sul canale perché non mi piaceva l'idea di giocare con mouse e tastiera. Poi però alla fine con la capture card del 3DS ho deciso di portarlo, eccetera, eccetera. Comunque, ho sempre portato giochi che mi andava di portare. Insomma, ieri sera mentre mi crogiolavo mi arriva un messaggio di un certo Bjorn, che probabilmente nessuno conosce. Quindi mi fa: "Guarda Andre, ti faccio i miei auguri per i tuoi 10.000 iscritti e io e altri ragazzi ti abbiamo organizzato un video per i tuoi 10.000. Ok, forte, domani faccio la reaction e poi carico il video." E quindi andiamo a vedere insieme questo video. Mi sono accorto poco dopo aver pensato di fare la reaction che era di 10 minuti. Quindi sì, effettivamente c'è un po' di gente dentro perché occupare 10 minuti solo per fare i ringraziamenti a me è comunque tanto. Quindi andiamola a vedere insieme. Ciao Andre, ti Eila! faccio le mie congratulations per aver Salve! raggiunto 10.000 iscritti, che potrebbero sembrare pochi in confronto ai grandi numeri a cui ormai siamo abituati su YouTube Italia, però per te che porti sempre con costanza Yo-Kai Watch, Inazuma, altri brand di level 5 Molta un pochettino meno costanza! conosciuti, guardami qua, è una gran cosa. Quindi, augurissimi, un bacione. Ciao Andre, tanti auguri per i 10K, da Subaru? Subaru Ah, ecco, ovviamente. Faccio anche io gli Subaru. auguri perché sono molto contento di questo traguardo sul tuo canale e voglio augurarti il massimo anche per raggiungere i 15K perché te li meriti. Sei bravo, hai iniziato Galaxy in Speriamo di giapponese, quindi raggiungerli in non tempi posso chiedere umani. di meglio. Hai anche fatto delle splendide live sulla patch mia e di Diego. Spero tu ti stia divertendo e te la stia godendo perché Sì. comunque ci abbiamo messo impegno, ma pure tu ci hai messo impegno ad arrivare a 10K e sono fiero del tuo traguardo. Anche se non ci conosciamo, però sono veramente contento che tu sia arrivato fin lì. Io conosco te Complimentoni. però. Ciao Andre, per me invece è un Bruno! onore farti tanti auguri per questi 10.000 iscritti che sono veramente tanti e non so se mi riconoscerà qualcuno, ma sono una Zoom Time e devo tantissimo ad Andre Link perché è sempre stato gentile, onesto con tutti coloro che hanno chiesto anche un piccolo aiuto, un piccolo supporto a lui. Una cosa. Sta per uscire il primo vero trailer di Inazuma Eleven Time. E ovviamente farò la reaction anche a quello. Perché comunque sia, sul gruppo dove appunto mi ha aggiunto Bruno, stiamo valutando tantissime cose per il design dei personaggi, per le musiche da usare, per alcuni storyboard, insomma c'è di tutto in quel gruppo. Bruno ci sta mettendo anima e cuore insieme anche ai suoi collaboratori, si stanno impegnando tantissimo per creare il primo anime fan-made di Inazuma Eleven. Quindi a breve uscirà il primissimo trailer e ragazzi supportatelo, vi lascio anche il canale, vi lascio tutti quanti i canali perché insomma ci sono un bel po' di persone a quanto pare in descrizione. E io lui devo anche tanto e fa parte anche del mio staff. Grazie Andre e tanti tantissimi auguri. Un abbraccio da Bruno. Grazie Ebbene Bro. sì,
Anche tu, caro Andrea Losaka, hai raggiunto 10.000 iscritti. Sembrava. Un grande in bocca al lupo e un augurio dal caro Nosaka99. Ti volevo augurare tutto il meglio su questa piattaforma, perché tu porti cose che ti piacciono, lo fai per passione. Sì, si vede quando fai un video che ci metti impegno, dedizione e voglia. Sei una bravissima persona, molto cordiale con tutti e lo abbiamo tutti testato. Sei molto disponibile e volevo augurarti tutto il meglio per la tua carriera da youtuber e soprattutto per la tua vita. Ciao, in bocca al lupo, Andre. Ciao! Ciao, Andre. Ehi! Complimenti per i 10.000 iscritti. Blast. È un piacere, è un onore, anche se non ci conosciamo, poter essere in un tuo video. Non abbiamo mai parlato di collaborazioni e chissà se sei un futuro, un video insieme possiamo anche farlo. Ma ti voglio dare un grande merito, un grande onore a te, come me, come tanti altri, che porta nella Zoom Eleven per passione. Yokai Watch, Kirby, Animal Crossing, insomma, non ti conformi, non ti uniformi a tutti gli altri, alla massa, ma cerchi di fare video perché sei tu, col cuore, che li vuoi fare. È e ciò ti rende solo un grande onore. Andrea, io ti saluto, ti abbraccio, magari mi vado un po' a sistemare, e ci vediamo presto, ci sentiamo, ok? Ciao Andrea, ancora complimenti, ciao! Ciao Andrea, ciao, Link, grazie. Tanti auguri per i tuoi 10k, sono Saru, e... buon game. Andreling, auguri Andreling, Andreling. Oh, e sì, Andreling, spero non ci sia nessuno per strada, perché sennò tanti auguri Andreling, ti prendono per matto. Cazzate a parte, auguri bro, sono davvero contento che finalmente hai raggiunto questo grande traguardo. Spero che anche noi dei Rise Boy un giorno raggiungeremo questo traguardo, perché la nostra è pur sempre una competenza, ricordo. Non è vero, pensate a parte, non ci arriveremo mai. No, come no? Sì, ti voglio bene Bjorn, scusami, lo so. Avete fatto certi numeri in pochissimo tempo. Auguri, se non ci arrivate voi è grave. Ti voglio bene dal tuo caro amico Enzio. Ciao. Ciao Andrelink, sono Etern dei Rosal Buzz. Auguroni per i... So bene chi sei. Sì, auguri. Ciao. Matti. Ah, eccolo, va l'imperatore. Ci mancava. Che c'è Nosakino. Puoi salutare Andrelink? Va bene, ti lascio salutare Andrelink. Ciao Andre! Sappi che ti osservo durante la notte. Bene, bene. Ricordati di venerare il tuo dio, cioè Nosakino. Sì, Andre, purtroppo è giunto il momento, sai com'è. 10.000 iscritti purtroppo, e quindi voglio rovinarti un po' questa festa. Ah, ecco perché. Sì, giustamente ci ha pensato lui a rovinartela già, vero? Un pochino, effetto, perché mi guarda durante la notte un po' creepy, no? Andre, 10.000 iscritti. Ma quella maglia è... è on top. Bella, bella. Che devo dire? Auguri, è un traguardo bello, ricordatelo. Traguardo che non vivrò mai in questo momento, però vabbè, questi sono dettagli. In questo momento no, voglio futuro. Parlare di me in questo, ce n'hai di in tempo, questo video dedicato a te, perché giustamente dobbiamo raccontare un po' di cose, sai com'è. Andre, ti devo dire una cosa, sinceramente sei stata un'ispirazione per me. Devo dirlo, perché comunque avevo sempre l'idea di iniziare un canale YouTube. È grave, ragazzi, prendere di ispirazione video, solo che non avevo, diciamo, tanta dimestichezza, non sapevo cosa fare, eccetera, eccetera. E poi, diciamo che mi sono capito i tuoi video. I tuoi video sono stati una manna dal cielo, perché comunque mi hanno dato tanta ispirazione, ma... dato un'idea di dove andare praticamente per costruirmi una carriera su YouTube, da carriera tra virgolette. Piace come tratti i tuoi video, nel senso, ogni tuo video si vede che ci metti davvero tanta dedizione, tanta passione, e diciamo questa tua dedizione mi ha un po' influenzato, nel senso, ora in un video tengo tanto comunque a mostrare un contenuto, mostrare un qualcosa, raccontarlo di filo e per segno e con la giusta cura, soprattutto per quanto riguarda il montaggio, eccetera, eccetera. E questo mi è sempre piaciuto da parte tua, cioè
anche creando nuove serie che sembrano complicate da fare, alla fine tu le fai con tanta dedizione che non sembra proprio che senti la difficoltà in un certo appunto nel video. Diciamo che questa cosa mi ha ispirato e mi ha fatto, diciamo, arrivare ad oggi, perché comunque devo dirtelo, Andre Link è stata per me una fonte di ispirazione mostruosa. Allora, un attimino, li faccio con facilità alcuni video. Con Yo-Kai Watch 4 ero arrivato verso il terzo capitolo, mi sembra, che stavo impazzendo. Stavo andando fuori di testa per le traduzioni e alla fine l'ho stoppata la serie perché non ce la facevo più. Potevo tradurre durante l'editing, ma ragazzi, già solo registrarlo era lunga. È un gioco troppo grande per essere portato in una lingua straniera, a differenza di Yo-Kai Watch Jam, che è molto più leggero e molto più veloce come meccaniche, oppure Inazuma Eleven, che è un gioco molto molto più leggero rispetto a un gioco per console fissa ed è molto più immediato. E certo, conta la storia in Inazuma Eleven, ma le partite sono il fulcro principale e alla fine si riduce tutto quanto lì il gameplay. Cerco di metterci il massimo impegno, specialmente in questo periodo ci sto davvero mettendo tanta voglia nel fare i video. Però prendere come di ispirazione un canale che fa gameplay... E aver stretto amicizia con te è stata una delle cose più belle che mi sia mai capitata in questi... in questo... anno e me... No, aspetta. Wow. Ho creato... una delle cose più mi belle. Mi sono già scordato quando ho creato il canale. Devo ringraziarti perché... alla fine non credevo di stringere amicizia con te. Devo dirlo. Sono abbastanza timido. Di mio sono già abbastanza timido. Figuriamoci... con qualche persona che comunque ammiro. Mi ricordo che quando ti conobbi la prima volta era tramite Mike. Ecco, che esatto. È l'imperatore praticamente, esatto. L'imperatore, il comandante, che praticamente mi disse parla con lui che magari fai un indovina chi con lui. Ecco, noi abbiamo iniziato con l'indovina chi a stringere l'amicizia. Esatto. E non credevo che ci fosse tanto interesse verso di me in un certo senso. Però non voglio parlare di questo. Voglio parlare più che altro di come abbiamo una stretta amicizia. E un'amicizia che comunque è abbastanza stretta. Non ci parliamo molto spesso, però mi fa piacere sentire molte tue opinioni. Mi fa molto piacere che mi tratti come praticamente un amico. E io spero di fare altrettanto, certo. Spero che tu ti senta, diciamo, in amicizia con me, perché ho sempre fallito, diciamo, con certe amicizie. Comunque stringere amicizia con te è stata una delle cose più belle che mi sia mai capitate in questo anno e mezzo di carriera su YouTube. Mi piace sentire le tue opinioni perché comunque sono all'incirca quasi simili alle mie, in un certo senso. Poi le tratti molto bene, si vede che sei molto maturo in questo aspetto. Mi piace sentire le tue opinioni, mi piace sentire la tua parlantina, mi piace sentire come parli in generale. Wow. Perché mi sembri una persona molto non a posto. Non è che abbia una voce... Mi sei sembrato... Aspetta, allora, una persona molto a posto. Spieghiamo questo particolare. Nei video io cerco di non dire parolacce. O se mi scappano le taglio. Il problema è che fuori dai video dico parolacce a profusione. Cioè non di continuo, però quasi. Quando qualcosa va male non è che dico accidenti. Do abbastanza sfogo alla mia creatività. Però non arrivo neanche alla bestemmia, ecco, insomma. Una persona molto a posto e diciamo i miei pensieri sono tuttora fondati. Niente, che altro devo dire? Sono successe tante cose in questi mesi di conoscenza e ho voluto farti, diciamo, questo regalo. Volevo radunare delle persone che... penso che siano a te care e volevo anche racchiudere certe persone che comunque ti seguono e che le seguo tutte, tanto le seguo, bene e che vogliono augurarti buoni 10.000 iscritti praticamente. Devo ringraziare soprattutto Nosaka99 che ha reperito alcuni ragazzi che appunto hanno fatto video come quelli di prima e penso di aver tolto troppo spazio a loro. Penso di sì. Quindi, meglio finirla qui perché altrimenti mi dilungo troppo. Andre Link, auguri dai Ruse Boys, soprattutto da me,
per i tuoi 10.000 iscritti. Ti ringrazio per avermi dato ispirazione per il canale. Ti ringrazio per esserci praticamente. Goditi questi 10.000 iscritti e... Rotto 20.000? Rotto 50.000? Rotto 100.000? Non diciamo certi numeri però... Faccio insomma, le corna. Piano piano ci si può arrivare, ragazzi, Vabbè. Se ci arriviamo coi tempi con i quali sono arrivati ai 10.000, no, fra 40 anni, vediamo. Ciao, Andre. Un saluto da Bjorn. Wow, non me l'aspettavo davvero che la community ci tenesse a fare un video per me. È bello. Ti fa sentire apprezzato. E devo dire la verità, raggiunti 10.000 iscritti ieri sera, non è che mi aspettassi chissà cosa, chissà quale di fare quali numeri. Specialmente una volta che apri il canale YouTube, ma questa è per un altro momento questa storia. E quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, trovate tutti i loro canali in descrizione. E io li seguo tutti. Ho visto molti dei loro video, se non quelli che hanno disponibili, insomma. Quindi apprezzo davvero tanto che mi abbiano fatto questo regalo. È davvero, davvero bello. Comunque, ora che siamo a 10.000 iscritti, che si fa? Si va avanti! Cerchiamo di raggiungere nuove vette. Tra l'altro, sto cercando sempre di alzare la qualità del canale, più che altro visiva, perché mi sono accorto che alcuni video smarmellano da fare schifo, tipo l'ultimo di Kirby Star Allies, il finale, faceva davvero schifo, tutto sembrava il gioco del Tetris con tutti quanti quei quadretti. Comunque, io ringrazio ancora tutti i ragazzi che hanno partecipato, tutti quelli che si sono iscritti nel corso di questi anni, di cui saranno 500 quelli attivi. Comunque, voglio ringraziarvi tutti. Ovviamente ringrazio anche i ragazzi che mi hanno fatto gli auguri su Instagram, sia chiaro, Lo speciale che volevo fare per 10.000 lo terrò per un altro momento. Sono contento,